Gianni Rodari ci insegna che le fiabe possono educare la mente e che i bambini, attraverso le fiabe, possono conoscere il mondo. Ed è proprio da Gianni Rodari che io tratto la storia del mio primo film d'animazione, La Freccia Azzurra. Sono entrato nel mondo dell'animazione a piccoli passi, con degli esempi di predecessori illustri come Bruno Bozzetto, Pino Zac e molti altri, e ho cercato di raccontare la mia visione del mondo attraverso le storie che diventavano film. Sono molto orgoglioso che a distanza di 20 anni dalla sua prima uscita sugli schermi, oggi torni nei cinema La Gabbianella e il Gatto. Sono orgoglioso e sono anche preoccupato perché i temi affrontati in questo film, come l'inquinamento e come l'accettazione del diverso, sono ancora oggi drammaticamente attuali. Speriamo quindi che le nuove generazioni che andranno oggi a vedere il film abbiano la possibilità di riflettere su quello che sta succedendo al loro pianeta.